Bellissimo. Buonasera, signori. Buonasera. Buonasera, buonasera. Finalmente si ritorna su Project Zomboid, visto che l'ultima volta è andato un po', diciamo, a scatafascio. Per ovvi problemi. Che stiamo cercando di risolvere, ma è un po' complicato risolverli. Dove sono? Molto. Dove sono io? Ok. Non so dove sei. Ci sono, Un ci attimo, sono. Sto togliendo tutte le mod che ho. Perché? Oh, ma ti dà problemi? Ma in teoria Sì. non dovrebbero funzionare le tue mod sul server Non mio. lo so. Chi è che sta fumando? In vita reale io, nel gioco pure No, sempre nel io. gioco, nel gioco, nel gioco. Sentivo. Ma guardami. Eh? Oh, vedi? Che vedo? Che c'hai in bocca? Ah, sigaretta! Sì, adesso si può creare la sigaretta indossabile. Allora, però perché non mi si sta vedendo in Ma live? perché io vedo Ah, Starty in ecco, oh, sogno? eccolo, eccolo, eccolo. Perché vedi in Sinna? Come vedi in Sinna? In che senso? Chi è che vede in Sinna? Cosmos. Io vedevo Starty in sogno. Ah, Starty in sogno. Chi? Marco. Ma qui c'è una pistola qua per terra con un Lascia, fegato lì vicino? quella è la mia, quella è la mia. Ah, scusa. Ma io Ma c'ho c'è colpi, proprio non mi sono rumeno. giocato. Allora. Ah, ecco la barra verde che dicevi tu. Ma ci abbiamo Ah, dei torno colpi da qualche subito. parte. Mi vado via dell'acqua. Vai, 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 Cosmos. Mi pare ce l'avamo in macchina. Vado a vedere perché non c'ho colpi. Ho due caricatori, ma sono vuoti. 30 proiettili, 30 proiettili dovrei riempirmi il Cosa? caricatore. È uscito più di etili. Allora. Ah, scala di chiavi, scala di vidi, cazzetti in Ok. bocca. Sì. Ehi. Allora, ho cancellato tutte le mod. What's going on here? Basta. Allora, io devo vedere. Ser bonsai, se mi inviti. Subito. Che mi sta dicendo che mi manca tipo una libreria, ma. Marco. Allora, niente, non posso fare un Ah, cazzo. munizioni 9 mm. Ma ci sono solo 10 colpi dentro? Ah no, sono 10 pacchi. Ne Sì, sono prendo attacchi. 3. Ne prendo uno e quanti ci stanno in uno? O Beh, 100, forse 90. hanno? Quanti ne ho presi? Quante scatole di munizioni ho? Fatemi capire. Bella! Tutto 9 mm ammo in stock. Stock di che? Interessante pure Bella, questa cosa. Tommy. Cosmo sta a mangiare gli arachidi, credo. Sì. Ma fanculo! Chi era? Cosa? Hanno riscattato il fantasma di merda. Carica proiettili nel caricatore 3 su 15, come? Balordi, balordi. Allora, la mannaggia la rimettiamo qua. I pappi, stoppi, lansti, l'orchi. Carichiamo anche questo. Sfri. Oggi si spara, ragazzi. Espelli caricatore. Ricarica pure questo. Sì, più da cucinare, sì! Bastardo. Con dei popcorn. Le Ricarica. metti i popcorn cotti dentro, vabbè, i cassettini, insomma. Ok. I cassettini. Quindi posso sbloccare un... Si sblocca un cazzo, eh?
Ma tipo, ma già, cazzo, che me l'ha fatto fa? Aspetta, voglio... Devo capire. Perfetto. Ma che hai fatto, ma, Cosmos? Che cosa? Non ho capito che hai detto. Che è successo? No, perché ho preso un pugno di arachidi e me lo sono ingurgitato. Mi sto masticando come un coglione da un minuto. Beh, diciamo che... Che va bene, va bene. Allora, io sto cercando di capire, scusatemi. Ma come carico pesante, bestia di ladra? Perché non hai indossato il borsone, te l'hai messo nella tasca, il coglione. Sei debole. Ok. Buono, Axe Overhaul. Cosa non capisci? Come cazzo funziona la cucina? Vabbè. Come? Ci avrò del tempo per imparare. È perché ho sbloccato livello 2, però non mi fa fare nessuna ricetta in più. Cioè, non mi fa fare un cazzo. Eppure oggetti ce l'ho. Magari non conosci, forse non hai le conoscenze. Ma io piango. Hai sbloccato l'abilità per fare i popcorn? Sei un bastardo, sei. Cazzo, vai da me. Non è colpa mia. Scusa, metti sul burro. Siamo Cosmos. Vado a vedere 51, c'è qualcosa da. Io sto installando tutte le mod di nuovo perché. Mi sa che aveva fallito di scaricare qualcosa prima. Nessuno di Zomboid. Me la dia buona. Prendi metà. Ok. Dopo questo scaffale qui, guarda, c'è un'altra torcia al propano. Qua c'è un'altra bomba. Comunque, grazie ai bot di TikTok, sto diventando un pelino, ma proprio un pelino microscopico più famoso. E vai. Allora, Bonzi, dimmi. Cosmos già sa quello che deve fare. Tu mi dovresti accompagnare a una fattoria. Ah, io non devo disassemblare? Sì, però dico, poi a una certa se allora, accompagna... le priorità sono cibo e acqua. E appunto, se mi vedi accompagnare poi alla fattoria per vedere se riusciamo a rimediare qualche seme. Ok. Potrei andare pure da solo, Non serve più di tanto, Siamo saliti se in ci pensi, protezione non ci serve più di tanto, perché tanto comunque abbiamo ripulito l'aria quasi. Ok. Se non ci sono elicotteri di mezzo, i zombie non migrano. Migrando verso sud. Zappa da giardino. Il mio futuro. A zappater. Corsetto medico. E ok. E questa l'abbiamo mezza svuotata da macchina. Allora io intanto svuoto la macchina. Io guarda, in realtà mi fermo qui. Poi quando farò la prossima volta possiamo partire già. Però devo fare il change di oggetto. Lascia roba da saldatore da qualche parte. E dove lascio? Vabbè, lascio nel garage. Nel scaffale del garage. Ci lascio. Aspetta che sto sistemando il casco d'operaio. No, che casco d'operaio? Che sei scemo? Non si dice. Questo lo devo indossare. Come non si dice? Comunque confermo che pur aver messo la fame bassa non cambia un cazzo. Niente, magari non influisce un cazzo sul server. Poi Cosmos, ti chiedo un favore, quando magari sei un po' più libero pure, se mi puoi costruire una cassa fuori dietro al giardino di casa nostra. Ah, per la roba da agricoltore. Sì, grazie. Semi attrezzi, ho capito. Ti ringrazio molto. Questa macchina qua. Come te pareci?
Vediamo come sta messa, che arriva. Un figlio ci vuole insieme. Aspetta, devo posare un attimo una cosa. È una merda il parabrezza. Perché penso abbiamo ucciso un po' di... un po' di genti. Come si fa a riparare la gomma? Con il sigillante di pneumatici, ma non l'ho mai visto. Con la colla. Ma serve anche Sartoria 1. Ma lol. A questo punto ti conviene andare a P1 nuovo. No, ma infatti in macchina metto chiave inglese lug e click. Così. Esatto, così fanno svaliggiare le macchine. Qualcosa noi abbiamo preso, però mi ricordo, non mi ricordo male, controllo. C'è qualcosa che non cosa. Non funziona? Sto Project Zomboid, niente. Ti dà sempre lo stesso problema? No. Ah, che... aspetta, mo lo riapro. Ai. Qualcuno metta problemi, please. Oh, ma siamo matti. Che è successo? T'ho visto correre così al volo, ma mi sono cagato in mano. Ma è che ce l'abbiamo qua la... ma qua ci sta già la chiave il lug. Manca il crick. Il lug. Per crick. E la chiave inglese. Vabbè, ma ci possiamo fare una macchina che funge solo da carattrezzi. Mi puoi rinvitare, per favore? Sì. Thank you. Sto a scaricare il furgoncino io intanto. Thank you. La macchina a cui dobbiamo partire è scaricata? C'è tutta roba. Vabbè, perché non so quale rimane. Parti con questa grigia, comunque quella è messa meglio. In ogni caso. Però non sapevo che roba dovevo togliere, nel senso la roba ovvia. Allora, devi lasciare la batteria, la tanica. Due taniche di benzina ti lasci. Ok. La chiave inglese lug, la chiave inglese normale, il click brado e la pompa di pneumatici. Tutto il resto porta dentro. E... c'è stanno macchine qua vicino? Verso la scuola. Scusa, ma la macchina che abbiamo in garage, quella che è brutta. Oh, aspetta un attimo. La uso per i pezzi di ricambio, che ne dite? La familiare smontala. La uso. Okay. Allora mi rubo la ruota di questa macchina. Allora, però hai detto, dovrei... devo lasciare due taniche, batteria, chiave lug e pompa? E anche il... sì. Il crick. Anche lo prendo io. Il pompa portatevelo, Che pompa? La pompa? Il fucile a pompa. Dici? Non si anche mai. Anche le sigarette toglie, tutto. Cioè, non si mai che tipo un'orgia di zombie. Un'orgia di zombie. Ma c'ho fame un'altra volta. Allora, magna. Ok, ma divento ciccione così. Come nella vita vera. Allora, smontiamo. Sei ciccione. Sono diversamente secco. No, c'è le ossa grosse. Allora, le due asce via. Io dico sempre la verità. La verdad. La verdad. Allora, magari la ruota la lascio un attimo per terra qua, perché sennò muoio. Ma chissà se va bene questa ruota. Non lo so, ma che ci penso. Mi sa proprio di no. È un fuoristrada. Figlio, ci vuole il seme. Dubito proprio. Questa come si chiama? Vabbè, smonta intanto. Le sigarette due fiammiferi, in do cazzo ti metto qua. Ma la liquirizia toglie solo due di fame. Mi serve un genere robusto, ragazzi. Ma perché fa? È a ruota. Ok. Devo cercare i cosi, come si chiamano... le tele di nylon stanno sul furgone, quello rosso tuo. Rosso mio? Ok. Sì. Solo lì? Mi pare l'ho visti là io. Qua non ci stanno dentro sta macchina.
7 tarpe, ok. Però mi manca lo zaino. Ah, ci sei quindi alla fine? Sì, sì, sì. Ok. Niente, rimonto la gomma perché non c'ho, non va bene, non è giusta. Cioè, mi è sparito lo zaino, ma... ma forse sta in casa? Boh, non lo so. Ho preso il primo che ho trovato per terra. Manco 23 kg, che cosa posso... Ah no, eccolo! Ce l'ho nell'inventario per qualche ragione. Ok, dovremmo esserci, sì, ho svuotato quasi tutto. Cioè, ho levato quello che mi avevi detto tu. Levo parti di ricambio del motore. Il problema è che se non piove, non piove. Quindi niente pioggia, niente acqua. Motore 68%, questa? Ok. 64, va benissimo così. Niente, sta macchina è da buttare, ovviamente. Vabbè. E... vedi in post, va bene così? Sbagliavo tutto, aspetta. Sì, sì. Ma perché scivolo col culo su sta cazzo di sedia? Allora, qui non ci sono dei tarp, tarp, niente tarp, sì, abbiamo solo 7 tarp. Allora, mi vado a riempire l'acqua. Invece... poi invece il legno, invece... Me lo vado a cattare invece di prenderlo da lì dietro. Cocktail di frutta. Apri. Vorrei buttare la latta, la butto fuori però. Oh no, stanno anche qui. La butto qui. Abbiamo un CD? Bella domanda. Boh. Può darsi? Non lo so, sai? Va bene. Possiamo partire, ma... arrivo. Un attimo che cerco un CD e mi metto a lavorare su... sì. Sì, sì. Noi intanto passiamo alla spiazzaria. Ok, qua solo alcol. Oh, mi serve un CD per ascoltare musica. Mangio tutto. Moseca. Moseca. Niente CD. Rip. Arrivo. Pronto? Ok. Ma chi è? Dio. Un lupio. YouTuber supremo, grazie per il follow. Grazie per il follow, grazie bello. Mille. Allora. Dove devo andare? Dobbiamo fare sempre la strada che facciamo quando andiamo. Ma non mi ha salvato. Che è successo? No, non mi ha salvato i segni che avevo messo. Ma di cosa? Delle pelle fattorie. Io ho messo le mod anche, forse per quello. Quello vabbè, può influire. Torna indietro. Però io ci vado i miei. Però aspetta perché. Oh, ma basta... non c'è una penna. Non c'è una penna, volevo provare. Basta che andiate. Bello, verso... youtuber. Sì, comunque dobbiamo fare la strada che famo sempre per andare verso città quell'altra. Dove devo andare quindi? Giù. Alla certa troveremo dei campi di grano. Vediamo se c'è una stradina e giriamo là. Oh. Ma la smettete di sprecare benzina? A posto, Cosmio. Tutto a posto. Sì, non preoccupare. Tutto bene in gioco? Beh, sì, dai. Giù, giù, giù. Bam. No, comunque conviene fare. Vabbè, dopo intanto sto distruggendo tutte le staccionate che sto trovando. E come stai, youtuber supremo? Bella Simone! Bella Sim! Forse. Ah, quindi con la mano, sì? Bravissimo. Hai visto? Proprio... atleta. Io sono Marco, 31. E questo c'è? Io rubo rame.
Il cartello. Qua abbiamo Bonsai 29 gruppettini. E Cosmos 27. Sì. Anche se mi sento più da 56. Porco! Allora, non devo accendere una sigaretta che sono stressato, aspetta. Non commenterò. Ma dove mi sono messo? Ma porca puttana. Ok. No. Ah no, mi servono le buste della spazzatura, non le tarp. A quanto pare. I pari tra poco ci abbandoneranno, purtroppo è stato un problema. Comunque ragazzi, se vedete dei cestini, controllate i sacchi da spazzatura. Okay. Ok, ce la do io sempre sul cam in quello rosso, mi pare di averlo visto. Ok. Ma pare erano tre. Non so se ritorneremo, Cosmos, io te lo dico. Sono meccanico, guarda, la riparo tutta. Sei meccanico, però fai certi botti incredibili. Per fortuna non avete preso la mia di macchina. Tutto sotto controllo, guarda che roba, guarda che frenatine che ti faccio, va. Lo defini potenti, eh. È tutto nuovo. Sì, hai ragione, ci sono tre. Hai visto, Cosmos? Che occhio attento! Sì, fare tre bidononi dell'acqua? Bidononi? Allora, occhio se vediamo macchine particolari, perché ce le dobbiamo inculare, che sarebbero le mod. Se le troviamo in giro. Ok. Se stanno funzionando, non lo so. Sì, vabbè, quello è normale. Non è per mandare la spinta. Ma quello c'era. Però è. Ma quello c'aveva un cappello da Natale, cioè. O mi sbaglio? Sì. Non lo so, c'ho la visuale tutta aperta, se no. Allora. Peggio di quello che stiamo a fare. Per un contenitore di pioggia me ne servono 4, quindi. Ah, 4 per 1? Sì. Vabbè, almeno possiamo farne uno. No, erano 3. No, erano 3, erano. Poi vedremo un attimino. Sì, sto un attimo smontando tutto quello che trovo in queste case, magari. Oh, ma dove cazzo stava? Non lo so. Ma era visibile? Il campo di grano, sì. Ok. Come niente sacchi di spazzatura. Non penso di aver flashato. No, avevo messo proprio pure il segnettino. Niente, io questa cazzo di sedia è pure che scivola. Non so perché. Come scivola il culo. Cioè, sto così, poi me li trovo così. E pure io in realtà sto a fare le stesse cose tue. Ma tutte le case qui intorno le avete controllate per caso? Mi pare di sì, ma al volo, non per i sacchi, però. Non per i sacchi, però, Cosmos. Ma voi vedete che stava dopo il lago, quindi, sto laghetto qua. Ecco, no? Sì, vai. Valle di Fieno. Allora, carpenteria 273 su 1500. Tu veramente vuoi fare sta cosa a mezzo alle palle di piano? Sto cercando, ma non c'è. Vabbè, un fuoristrada, fortunatamente.
Quanto è grosso sto campo? È costeggio, vai. Vai, ritorna a strada, ritorna a strada. Ah, ecco un sentierino. Proviamo, prova a prendere il sentierino. Non lo so, proviamo. Minchia, dove ce l'hanno questo? Il che non torta niente. No, niente. Mm? No, niente. Cazzo. Vanno a mezzi boschi? Preso? Poco, poco, dai. Dopo il botto di prima. Sì, ma bevi da solo, bastardo. Perché ogni volta devo farti bevi io? Abilità lato bevuta. Oddio, che vuol dire? May backpack attack item. No, non lo fare. Quello lo te lo mette. Sì, me lo metto in zaino. Visivo. Ma non mi interessa. Arrivai verso su e poi. Dici? Magari andando di qua. Ok, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Fammi vedere, dove stiamo? Stiamo. Mezzo a nulla, si può dire. E allora ci starà qualche. Campo di grano qua. Stradine. Me segna pure sulla mappa. Però sì, questa me la segna pure sulla mappa, vedi che è marrone? Baron merda. Esatto. Come Pokémon. Immaginate un burrito vivente che guida un timone di una nave pirata. Sì, avere tanta fantasia proprio immaginartelo. Dai, tutto sto sentiero porterà qualcosa. Motivo a qualche base segreta militare. No, un'altra strada. Proseguiamo. Andiamo, esploriamo a basso punto. Beh, tanto siamo tutanica, dai. Io non so. Ma poi siamo ancora. Abbiamo finito una sola attacca da quando abbiamo preso l'altra volta. Poi ci stiamo riunendo a una strada che conosciamo già. Quindi una puttanata. Sì. Va bene, poi riscenderemo. Che c'è qua? Vedi un po'. Ma pensa su altre strade. Però c'è un recinto. Sì, qua. c'è un recinto. Buono. Buono, buono. Andiamo a vedere qua, scendo, che c'è. Scendo. Aspetto, però prima. Scendo. Ma vaffanculo, solo Nas ci sta. E basta? Sì. Ma vaffanculo. Ma ho trovato una porta barricata. Barricata. Sì, esatto. Barricata. Stai vedi bene, stai vedi comunque. Allora, torna indietro perché c'era un vialottolo che andava verso da là. Magari dici no? Ah, ok. Vediamo un attimo. Mi sono messo molta paura. Mamma mia. No, è finito il sentiero. Quindi secondo me tocca andare a quel vialottolo là. Mentre qualcosa dentro l'occhio, non so cosa. Puttana il la miseria. Vialottolo? Che cos'è? Questo po' a destra, sì. È un vialottolo. Perché non è un viale fatto di asfalto. È fatto di ciottoli, quindi viottolo. Sì. Che sviottolamento. È bello. Grazie. Mille grazie. Non penso ci sia niente. Sto recinto. Che cazzo protegge? Un campo di niente? Fin quanto... è finito, ma è un campo di niente, vaffanculo. Campo di niente no, però no. Che palle. Cazzo, ho detto mo inizio a... E vai. Ho trovato CD. Ah, vai. Ma tocca trovarlo, come... Tocca riuscire a trovarlo adesso. This is the... Invece quello mission che ho visto io, c'era recinto, però in mezzo c'era coltivato il grano, ovviamente secco, morto.
Ah, ma allora dobbiamo trovare quello. Torna indietro. Sì, torna indietro allora. Rally. No, dovevi andare dall'altro. Vabbè. È uguale, no? Sì, no? Sì. Vabbè, perché torniamo indietro fondamentalmente. Vabbè, almeno scopriamo questa strada. Raga, non sto trovando sacchi. Non stai trovando pistacchi? No, sacchi. Ah, sacchi. Quasi quasi vado tipo alla scuola. E tanto c'è la macchina tua. Sì, che c'è il motore morto. E vabbè, abbiamo miliardi di altre macchine. Quale... Che è successo? Un'orgia di zombie. Verso Giuci. Aspetta, un'orgia di zombie. No, serve aiuto? No, l'ho uccisi. Allora era un'orgetta, era. No, erano 12 zombie, una dozzina. Mazza, già hai fatto. E c'ho il livello 3 di Asha. Quindi sei un mastro d'Asha. Sono un barbaro. No, ha rotto il cazzo, sto in mezzo alla strada quello. Oh, giù. Comunque ho trovato un supermercato con delle macchine pure. Qua abbiamo skippato tutto. Ah, raga, sono tornato. Sì, perché c'è stato un sacco di zombie. Dove? Alla scuola? Sono arrivato. No, al negozio di liquori. Ah, ok. Quindi anche quello vuoca. Sì. Ah, là c'è stato un negozio di. Magari c'è un negozio di roba da giardinaggio, che ne so. Se vedo roba da giardino, vi dico. La zappa mi pare da giardino. Eccolo. Ah sì, eccolo. Che cazzo. Minchia. Lascia da pompiere tanta roba, eh. Ma poi che disassemblo, appunto. Non si può fa? Minchia, ho trovato cazzo. Comunque qua c'è un furgone rosso pieno di roba. Guarda che c'è dentro. Barbed wire, box of nails, una borsa e taniche da benzina. Una continua qua il recinto. Sì. Ma dove si entra? Puttana. Vabbè. C'è una stradina tra poco. Questo mi Madonna che slalom. Hai visto? Bravissimo. Dai, ti prego. Messo a riparare l'ascia. C'è un altro campo qua, sì, da nostra sinistra, in realtà. Ok, la mia ascia è al massimo. Però non vedo auto delle mod, solo le... ma pure che sono quelli in rare, non lo so. Perché magari siccome la mappa è stata già generata... Aspetta. Ecco un viottolo. Pure qua c'è un campo. Scusami. Quanti campagnoli, qua c'è un camparato. Porca vacca. Mazza di zombie. Come se fermiamo qua? Appunto sto di... Guarda! Dobbiamo combatterli? Tutti quelli? Proviamoci. Non so se... Aspetta. Mettiamoci vicino alla macchina. Lascio il motore acceso o dici che consuma benzina? In teoria consuma benzina. No? Ho spento. Arrivano i primi. Che tipo di ruota ti serve? Ah, proprio con la pistola, è vai. È robusta.
ucciso un botto? Cazzo. Tiro fuori il piccone. Oh! Occhio, Comunque c'è un posto pieno di macchine qua. Morca. Questa mi sa che è un'orda, sai? Ho sentito saranno una cantina, saranno. Ho sentito un sparo, siete voi. No, io no. sono piccone. No! Arrivo! Non mi hanno toccato, eh. Ah, ok. Ce la stiamo cavando, dai, dai. L'ha detto, signori, l'ha detto. No, non ho cavallo. Entra in macchina, ci spostiamo e ci avviciniamo con la macchina. Sempre avere la macchina vicina è meglio. Una via di fuga veloce. Sono impaurito, addirittura? Eh beh, 27 zombie. Ho visti miliardi, ho capito, ma... Ne avrò visti un po', voglio dire. Vuole andare a vedere quella casettina per iniziare. Eh sì, perché sicuramente là ci sta qualcosa. Ah, ce ne stanno altri, ce ne stanno altri tanto. Perché comunque sto seguendo dei qua, zombie. Che... Gli zombie stanno migrando. Li sto seguendo, vedo dove vanno. No, ho sbagliato! Che? No, che succede? Non mi muovo più! Eccomi! Aspetta, qua ci stanno un fottio. Via. Non mi funziona niente. No, ma non ci siamo allontanati la macchina. Dite fa ammazzare Marco la... Ricorda di spazio per spingere la gente. Importantissimo. Occhio, occhio a destra, via. L'ho visto. Usa lo spazio ogni tanto, sennò è un macello. Sì, lo uso, solo che non so, mi ha preso tipo un mezzo ictus, non mi ricordavo più i tasti. Non so, stiamo andando bene. Nessuno ci ha ancora toccato. E ne abbiamo uccisi tipo 40, Stai tranquillo, rientriamo in macchina. Sì, no, ripeto, il problema non so che cazzo mi ha preso il cervello, non mi ricordavo più i tasti. Ci dovrebbe stare il kill count comunque, zombie uccisi 180, madonna. Ecco la casetta. Sì, ma come faccio? Non voglio essere più impaurito, basta. No, devo spingere la macchina. Ah, io ne ho uccisi solo 54. Vabbè, io però sono mai morto quando abbiamo aperto sto server. C'è un generatore. Vabbè. Di benzina vuota, 3 cacciaviti. Sì, ma mi sta rodendo il culo che non trovo i sacchi da spazzatura. Siamo in raccetta. No, non c'è un cazzo. Cioè, questo che c'ha sta cosa qua. Che cazzo ce l'ha a fare? Mortacci tua. Ah, ma eccoli! Oh! Aspetta, vabbè. Sì, mi avvicino alla macchina. Sì. Ma so proprio capannoni. Ma come sei entro da qua? Ho sentito rumori brutti. Me ne vado. Allora io direi di aprire la porta del capannone e a uccidere i zombie, aprire la sala cinesca, mettere dentro la macchina e chiudere la sala cinesca. Ok. Però ti vieni con niente, me. La porta non si apre, io la sfondo. Aspetta. Non c'ho più la torcia io, perché? Vabbè. Aspetta, ma io posso dissaldarla forse la... Non riesco a aprire. Dove cosa? Sei? Qua, non riesco a aprire. Ci sarà una sola? Lavorazione di metalli, torcia a propano, serve qua. Non c'è la torcia a propano appresso. Ok, buono, boccaglia. Oh mio Dio, è tutto buio però. Occhio, Non c'ho manca la torcia, non so perché ho messo le mod e mi sa che me l'hanno sfanculata alcuna roba. Ce ne sta uno sicuro che sta a sbatte contro sto coso. Ma non si vede. No. Non si vede niente. Ho aperto. Lui dov'è? C'era uno che sbatteva, sono sicuro. No, ero io che stavo a provare ad aprirci. Ma non c'era luce? È quello che sto cercando. Beh, uno è entrato alla porta. Penso che ci sia vicino alla porta, dai.
un Oscar. Non si vede un cazzo. Non si può andare in giro così. Scusa, scusami. Via la macchina. Ma se hai la batteria, avevo già pensato, vabbè. Non ce n'ho una presso le batterie. No, scusa, ho sbagliato. Vai. Aspetta, allora. apro quest'altra però. Questo è un negozio di vestiti e ci sta un zombie nel camerino. Guarda, questo era un deposito di cibo. Tutto marcio però, giustamente. Vabbè, è passata una settimana, se non di più. No, può sapere di più. Molto, non ve lo dico quanto è passato. Ci serve una cazzo di torce. 28 giorni e 14 ore. Beh. Quanto? 28 giorni. 28 giorni e 48. 28. È un mese. Ma non c'è un cazzo, quindi? No. Mi sa che tra poco. Senti, elettricità... Ho sbagliato. Vediamo quell'altro, dai. No, vediamo aspetta. Quell'altro. Donna a bagno. Scusa. Come di andare a bagno? Donna fa pipì. Ma che arrivo? Ma che streamer è questo? Intrattieni. Ma che fanculo? Vai, bonsai, difendilo. Ma dove sta, poi? E io che... Stiamo in mezzo a nulla, al buio. Ma questo è pazzo. E niente. È andato. Quando ce l'ho, ce l'ho. E spengo i fari, però, perché sennò... Beh, la batteria che fa? Ma come vediamo come sta messa la macchina, intanto. Comunque ci sta la mod dei pannelli solari. Ah, sì? Sì, ma non so se... C'ho il faro sinistro al 29% e il faro destro al 39%. Però la batteria sta ancora a 95,5, dai. C'ho due lampadine in macchina, boh. Vai. Ci sei? Sì, sì. Ma sei in macchina? No, sto qua... a carcapannone, scusa, devo stanno di. Ho trovato un coso sportivo, penso. Allora, qua la porta aperta, te apro subito. Sì, ho trovato un negozio sportivo che è pieno di mazze da baseball e altra roba. Uguale, Marco. Non so se tra tante casse ci stanno semi o cose varie, ma... No, non penso, sì, non penso proprio. Ma sono incastrato come? È un labirinto. Beh, qua, porca puttana. No, non c'è un cazzo. Che palle. Niente, usciamo, dai, non c'è un cazzo. Cercate i sacchi della spazzatura. Non ci stanno qua, siamo in mezzo al nulla, nei magazzini enormi. Qua ci stanno delle case. Ok, niente. Qua poi iniziano delle case. Non sono andato più avanti per esplorare, perché... Ma quali sono? Madonna, ancora. Vogliamo andare dentro una casa, sì? Per vedere se troviamo una torcia? Che palle. No, vai a vedere... Se riusciamo a capire dove stanno i campi, non vedo più niente. Questo è in campo. Okay. Che spreco, ho trovato un negozio di torte, tutte le torte sono... Rancide, immagino. Però qua ci stanno dei frighi. Non vedo più niente, sta ancora al campo, sì. Io te lo dico proprio sinceramente, non vedo un cazzo. Manco io. Per quello ogni tanto mi giro la macchina verso di là, perché cerco di capire se ancora c'è sta il campo, ma quanti so? Noi l'abbiamo ammazzato un po'. Ma ti serve... come si chiama quella roba che ti metti in cucina? Non lo so. Che cazzo? Come si chiama, dai? Chi te lo mette addosso per non sporcare? Il grembiule! Il grembiule? Sì, te ne serve. Oddio! Vabbè, Dio, non si vede niente, non si vede. Io te l'avevo detto, no. Dove sto andando? Da qualche parte spunteremo, Marco. Questo è il viaggio della... Io devo mangiare. Cioè, che cos'è? Che succede?
È finita la strada! È strada finita. Che cazzo è sto coso? Oh, non si continua da nessuna parte. Allora, andiamo in quelle casette lì. Vediamo se c'è pure del cibo. Andiamo in quelle casette. Aspetta, ma se ho fatto male. No, ferito superficiale. Neanche mi sono portato il kit medico. Va bene, bravo Marco. Perché sei bravissimo. Ci ho pensato. Comunque, meglio prendi i zombie che gli alberi, mi sa. Sì, cazzo, prendi un cestino. No, non scrivo più niente perché vaffanculo. Ma puoi cucinare scarafaggi? Speriamo non credo, no. Sai? Vediamo veramente. Uncooked. Avete rotto il cazzo, quanti siete? Dove vado? Di qua. Dritto. Vabbè. Faccio così, faccio. Va bene. No, raga, ho trovato un negozio che è pieno di scatole e libri. Buono. Lardo. Non devo nada. Ti serve farming come libro? Sì, no, ce l'ho. Vai a sinistra. Facciamo fare uno e due. Ecco, qua ci sono delle casette. Andiamo in queste casette. Quale casetta vuoi andare? La prima che sta qua, beh, dobbiamo mangiare assolutamente. Cipolla, ma la magno. Ne mangio metà, lascio metà. Ah, sono pure le ciliegie, però sono stantie. Forse puoi mangiarla, si può. Vuoi una mezza cipolla? No. Ma mangio tutto. Sto morendo di fame, Marco, quale non ho? Mangio pure la ciliegia stantia. questi ce l'hanno la carne, però non c'hanno... Niente, dai, andiamo alla prossima casa, vai. Ma voglio per un attimo un secondo una cosa. Mi sa che sto in un ufficio postale. C'ho un coso. C'ho uno zombie qua. Fa bene, arrivo. Io dovrei fare, oh dai. Non so dove sei, eh. Un piccolo. Liscio! Ma tranquillo, te l'avevo detto. Niente, un altro parcheggio vuoto. Ciliegia. Melanzana. Mi sa che ho trovato una casa di riposo. E sto disegnando, ma non disegno. Oddio, disegno tutta roba, cazzo! Possiamo disegnare sulla mappa liberamente, ma adesso non posso cancellarlo. La bucchia tutta la mappa. Che? Ho scritto tutta la mappa, ragazzi. Puttana. Non posso più smettere. Sì, come faccio? Non voglio più. Voglio spostare la mappa. Non voglio più scrivere. Per favore. Ma lei è un coglione. No. Non riesco più. Premieschi. Qua c'è una casa barricata con dentro uno zombie. È uscito. Vado a quest'altra casa, qua davanti, qua di fronte. Ragazzi, io sono dovrò trovare. Vabbè, c'è un sacco di simboli in più anche adesso, ragazzi. E possiamo anche farli più piccoli, più grandi. Saucy, Herguez. La zuppa è marcia? Porca puttana, sì. Comunque il pollo si fa in pentola, a quanto pare. Bello, no? No. Zuppa in pentola, crudo. Marco! Ah, no, è marcio. È marcio. E c'hanno qua salame, lo mangio. Cioè, ho fatto un'insalata di frutta. Aspetta, affetto il salame. Vuoi una fetta di salame, caro? Ma fallo fa me, bastardo. Questa vuoi o no? Sì. Gli stai a rubare a volo. Diglielo. Dai, sono due fette a testa. Due fette di culo? Ma dove stanno? Dentro al frigo.
L'arancenzola di frutta l'hai già mangiata tu? Sì, va vai. Guarda, ok. Ok, sto pieno, muoio. È pieno il salame. Ha mangiato. E col salame stavo pieno. No, io no. Io sono mangiato tre fette di salame e l'insalata di arancia. Poi ho fatto sprinting livello 1. Che sti che hanno lasciato qua sopra? Le sigarette. Ma io non c'ho più accendini comunque, fiammiferi. Io la ventola ma la pio, perché non ce l'avevo. Giusto, Cosmos? Boh. Ma come poco, Cosmos? Io non sto a casa. Lo so, dico. No, era giusto nel senso giusto, capito? Pigliala. Sono le 7 di mattina. Vado alla casa qua a fianco. C'è un po' di luce almeno, in teoria. Sì. Minchia, sta casa è piena di zombie. Sto in una villa. Questa casa è tutta brutta, bruciata. Però c'è una TV accesa, vedi? Justino, please. Ok, garbage. E anche il frigo è intatto, che c'hanno? Ah, la lattuga marcia e le ciliegie istantie. Le mie preferite. Qua ho trovato spaghetti in scatola, sardine in scatola, tonno in scatola. La posso pure aprire se vuoi. Questa casa invece è bruciata, ho visto. No, bruciata, bloccata questa. E c'è uno zombie dentro che si può uscire. Sì. Come entriamo? Ah, dalla finestra. Aspetta, arrivo. Cos'è sto posto? È pieno di tavoli tavoli e sedie. Come fai a entrare? Qua, vieni qui. Dove sei? Eccoci. Ma no? Brutti scemi. Rimuovi quei vetri. Non vengono loro, un bastardi. Sono due! Sono morti. Va bene. Sono morti. Quante pigne gli dai? Ma oh, penso... c'è un sacco di roba fresca qua. Faccio qualcosa, tranne il peperoncino e il cazzillo. Allora, io intanto mi sto dando una ripulita. Allora, chi è? Fate un po' di salsiccia e formaggio. Gute. Forcone da giardino, buono. Ascia di legno, buono. Mi ha lasciato formaggio e salsiccia. Se siamo riacchiappati, siamo un attimo riacchiappati. Ma è marcio la salsiccia, non la mangio mica. È marcia? Eh sì. Oh cazzo, non me ne accorto, scusami. Mi vuoi uccidere? No, perché di Dio. Ah, mi sto lavando anche i vestiti perché sono pieno di sangue. C'è rimasta solo la prima casa da vedere. Ma non mi aspettavo di trovare granché qua, purtroppo. E niente, posso buildare solo un coso per l'acqua. Sto entrando. Per i zombie, sono due zombie dentro, l'ho visti. Ok. Allora. C'è il macete! Ma scusate, com'è possibile che se guardo sulle uccisioni ci stanno server zombie kills 107, se vado su info 71 uccisioni? Se il manto tale che abbiamo fatto? Ma mi sembra strano. C'è stantio, un po' di banana, un po' di mela, cetriolini. Oh cazzo, cosa mi sembra? No, vabbè, posso cancellare le linee che ho fatto, ma in maniera molto... Madonna, ma ci devo perdere tipo una settimana io per cancellare tutto il cazzo ho fatto. Sono proprio un bastardo, Sono veramente un bastardo. Io direi di... Oh, finalmente abbiamo anche la leggenda sulla mappa, ragazzi. Che leggenda? Sì, ho la mod. Viola, servizi sociali. Ah, sì. Verde lime e vendita al commercio, nere industriali.
Industriali forse non dobbiamo dire, Marco. Industriali? Ah no, la macchina sta qua. I capannoni che abbiamo visto erano industriali. Questa mi pare non abbiamo visto. Questo che? Ah, questa casa qua di fronte. Ok, un altro posto esplorato. Senti, tutta sta roba in scatola mi ha fotto. Comunque sia roba da magna. Eh sì, quelle una chiesa, dubito che ci siano. Guanto da forno per abbellire pistola, un po'. Pistola M1911. Ma anche un sacco di munizioni. Scatola di cartucce per fucile. Ah, 1911. Raga, io sto alla chiesa. Io che pistola c'ho? Danno, ok. Fa molto più danno questo. Però non c'ho i colpi, credo. Penso che fa 9 mm, quanto va? È vero? Carica colpi nel calibro di tondo. Quindi era un revolver prima, per caso? Ti bastardi. Una bella pulizia del quartiere e niente. Che hai fatto? Che è successo? Cosmos? Niente, mano morso. No! Cosmos. No, però non va. No, Cosmos. Ragazzi, mo vi metto la mod quella per tagliarvi le braccia, non me ne frega niente. Mi è morso la spalla. Ti tagliavi il braccio, li tagliavi e sopravvivevi. Senza braccio, ma sopravvivevi. Ma come mi faccio a tagliare la spalla? C'era una mod. Ma gli tagli la spalla, gli tagli, sì. Tutto il braccio. Si può fare, la spalla non si considera. La mod è considerata braccio. Solo busto. Mi pare busto e testa e gambe. Busto arsizio. Non puoi. Che gambe, se non stai fermo. Ok, ci direi io andavo. Gesù. O andiamo da Cosmos per aiutarlo nella... No, ma la cosa stupida è che io ho tirato l'ascia in testa, ma non l'ha colpito. Siamo andati a ucciderti, Cosmos. O se vuoi vivere, decidi tu, poi. Boh, io vorrei vedere se mi trasformo. Ok. Beh, morso è 100-100. Ma perché sono pesante, puttana? Ma c'è Marcoso, posa da là, no? Ma metto sta pistola, c'è 2-3 colpi, la metto nel vano, porto, non va bene, la metto sul sedile. Ho fiducia nel mio... Le scale inizio. Oh, ma un po' d'alcol per disinfettare, no, eh? Dai, dov'è la vodka quando serve? Niente, no, non dobbiamo uccidere Cosmos. Quindi finisce qua la nostra ricerca? Che ne so, non abbiamo trovato un cazzo. Allora, vai giorno, avanti, però. vai avanti così. E se entriamo nel campo? Se no, vedrai un sentiero a sinistra, marrone, e poi subito a destra vai. Madonna benedetta! Porco! Aspetta, chiudi i portieri. Meglio, va. Ecco, qua a sinistra e poi a destra. Secondo me stanno in mezzo ai campi, però, le cose per... Io mi ricordo però i capannoni, appunto, per coltivare, ci stava comunque almeno un sentiero. No? Questo sta costeggiando la strada che abbiamo fatto prima, ovviamente. Ho trovato una farmacia, raga. Forse mi riesco a disinfettare. Ma morso, da che so io, ho letto che era a 100% probabilità. Poi non so, per la scienza proviamo. Take pills, painkillers. Ah, vedo qualcosa! Eccolo, così era fatto. Sì. Beh, vabbè, però... Era per dargli l'ultima bottarella. Ma... Nomatico! Ma vaffanculo!
Come? Succedere sport. Appialo. No. Eccolo! Trovato! Carota, fragola, patata, ravanello. Le macchine da corsa, le case, andiamo a fare corse poi. Ma solo questo c'è, porco. Ok, ce l'ho fatta. E nei barili? Non sono fertilizzanti. Ma oil filter, questo combinano con il solvente per fare un trappola solvente. Mappa annotata, consulta mappa. No. Per pulire il WD-40 lo prendo. Non so che cazzo. Lampadina. Lampadina. Scusa, okay. Ho trovato. Comunque ho trovato una farmacia, c'è di tutto qui. Ah sì, tiè, consulta sedu map. Aspetta un attimo che qua c'è cose più importanti da fare. Guarda quanto ho sbloccato la mappa! Madonna! Ok, un faro l'ho riparato. Marco, io sto prendendo... Che cosa? La mappa di Louisville l'abbiamo vista miliardi di volte. Ma guarda, è un'altra cosa però. Sto prendendo... Quella annotata, dico, ok, quell'altra no. Forse morirò per Offred House. Chiunque trovi questo, io ero Natalie Sigmundson, docente di storia dell'arte della Lisei. Sono già morto, ma un'ultima richiesta. Questa è la fine del mondo. Solo se glielo permettiamo. Dobbiamo mettere al sicuro i tesori della galleria d'arte. E lo faremo veramente per... Gli amici sono riusciti a raccogliere un nascondiglio di armi. Ah! Finiamo di leggere. Ok. Proprio vicino alla galleria. Usate per liberarla. Ok, quindi abbiamo... Ok, la prendo così la vedo anche Cosmo, sta mappa? Sì. Ma sì. Vedi, quindi c'è sta questo sentiero qua su... sui capannoni. Tagli così, va taglià? Dai, mi vado e fa tutta la strada. Io ho chiesto. Chiedere è lecito. Non chiedere è meglio. Così. Vabbè. Che colore era però? Vedi, nero. Nero. Quindi sì, ah, non si esce però. Vai, okay. Resta a vedere questo. Oh cazzo. Oh no. Ma c'è un gruppo dei hippie? No, ho sprecato solo benzina. No, avrei mai detto, sai. Si appoggia con la mano e aspetta. Dai, torniamo da Cosmos, che quello mo' porello. Niente, ho preso 3000 droghe diverse. Beh, dire buono Cosmos. Ma non mi nascondere i fai gli alberi. Basta, fammi vedere bene. Allora, posso andare? Non lo so. Non... no, vedi, non me li fa vedere intanto. Vabbè, devi scendere giù. Col cazzo, noi passiamo qui che c'è uno col giubbotto di proiettile. Olè. Olè. Ci sta ancora l'Egitto. Si può bestemmiare, eh. Ma questo è l'altro campo, bestia. Bestie che non siete altro tutti. Ma vai, quanti. Continua così, vai. Eravamo già arrivati. Vai, mo vai verso questo. L'ha lisciato, come l'ha lisciato, scusami. Non lo so, ma non ci abbiamo più il parabrezza noi, mi ero dimenticato questa cosa. Ah, ok. Vai, perso. Serve una pistoletta da faccia, Cosmos, sto arrivando. No, mi servono dei betta bloccanti. Perché non avevamo trovati? Avolias, non trovarli. No, io non ci ho nell'inventario. Alla farmacia non c'è. Ah, io quando passi sui cadaveri pallonzo la macchina. Ah, quindi a sinistra c'è un'altra fattoria. In teoria. No, però l'abbiamo fatto noi quel... Ma regà, non scrive no, più. No, vai.
non scrive più infetto, sono fiducioso. Perché la ferita esterna è, non è più infetta. Qua c'è stata la farmacia, però c'è sta un botte di zombie che stanno. È che non ti voglio dare pazze speranze, Cosmos. Che... sta qua a destra la farmacia, ecco qua. Sto morso è lì, è quello. No, zombificazione. No, ho preso abbastanza droghe, sono fiducioso. Mm. Dormimo con occhio aperto. Problema che ci metterà un po'. Un po' quanto? Ci mette un po'. Passerai delle fasi. E quali erano le fasi? Innanzitutto la barra della depressione, se piano piano, ma molto piano, aumenta. Mi sta aumentando quella dell'infelicità, ma... quella. Dov'hai? Ah, ok. Niente. Allora mi tocca che mi ammazziate, mi sa. No, aspettiamo, no, aspettiamo. Per la scienza vediamo. Aspettiamo, Cosmos. Abbiamo detto che aspettiamo, dai. Qua ci sta un bel furgone rosso. Sai quando dobbiamo uccidere? Quando mi dici che senza alcun motivo, che è l'ultima fase quella, diciamo, la tua salute scende senza motivo. Zombificazione. Ok. La zombificazione è così, è... muori da solo e poi quando muori zombificato. Comunque poi quando una volta che ti ammazzo mortacci tu. Una volta che ti ammazzo se zombifichi, se c'hai il virus ti zombifichi subito. Quindi ti ammazza due volte ovviamente. Con Marco così è stato. Due volte. Anzi no, quattro volte esatto. Ma ammazzato quattro, bastardo? Mi hai rotto il cazzo. Madonna benedetta, a fronte! È fuori di strada, hanno rotto il cazzo. Ma chi ti dice niente? Basta stare attento all'alberi. Guarda che si stanno avvicinando all'alberi, bastardi. Questo dobbiamo diminuire la velocità del tempo qua, già sono le 8 di sera. Raga, ho trovato un macello, eh. Pure io ho trovato. Mazza tutti, Cosmos. Sì, sto tipo 100 e passo uccisione ormai. Siamo arrivati. Okay, io sto tornato. No. Allora, non gliela faccio, però a mettermi la cremina. No, metti adesso. Mi sa che mi devo sedere un attimo. Momento cremina. Pa-p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 a. Si è spenta? Siamo ripartiti, vai. Vedi pure qua, c'è sta un sentiero, magari. Porca puttana. No, torniamo a casa, ci fidate. Qual era il coso delle medicine? Ah sì, lo sai che se ci attaccano... Ce l'ha con te, ce l'ha con Marcon? Sta al bagno, quello dove sta la televisione. Se tu vai in salone, dove sta la televisione, c'è una porta, quello è il bagno. Ci stanno... Ah, ok, qui... Okay. Però il motore... Beh, però non posso ripararlo, servono pezzi del motore e anche... meccanica 3, 5, sì. Vabbè, 5, io so 3. Ok. No, perché ho detto ammazza che sfiga, l'ho posato apposta, ho detto te pare che rompiamo il motore. E invece? Devo stare le botte, sai? Ho sentito dei spari, però. Ma io sparo a quei figli. Madre Santa Divina!
È indistruttibile questa, la riparerò tutta. Tutta. La faccia di Cosmos ha abilito. Provamo di qua, no? Sì, 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 sì. Ecco. È stata la botta fatale. Eccolo, eccolo, si è ripreso. Rimango un attimo in macchina per riflettere. Perché ho un teschio? Ah, ho tirato il PVP per sbaglio. È arrivato il dottore Cosmos. Voilà. Dove sei? Dietro casa, ho messo il primo Rain Collector. Dietro casa. Allora, io so pesante. Visitina. Vai. C'è la fasciatura sporca. Aspetta, vado a piantare un'altra. Sì, sì. Ho trovato pure un po' di serviette. Non essere... No. Non mi morire, Cosmos! Non mi morire! Allora. Che significa exertion? Exertion? Boh. Io non c'avevo un subio. Prendi delle salviette o già qualcosa fatto. Per dire. Ok. Ho preso le salviette con l'alcol. Cosa per cucire? Ah, c'era la regenerazione, perché? No, no, c'è il morso. Non si ha mai. Aspetta, prima te visito. No, mi dice solo o disinfetta o metti fasciatura. Ah, ok. Ti metto una bella benda sterilizzata e vai. Niente, raga. Prima che mori, mi fai una cassa alla De Fuori? Sto tipo, mi sta salendo unhappiness. È quello. Cosa. Dove sta la pala, ragazzi? Inizia a scavarmi la tomba. No, tu non chiedere, voglio solo sapere dove sta la pala. Eh no, te sì, sei bastardo, sai. Non la trovo io. Non lo ammazzami, so. Fammo prima. Ha diretto? Sì. Così non spreco... La pala, eccola. Marco, fai un buchetto e fai vicino al tuo. Dove stava la mia, però? Dietro casa. Ma dove dobbiamo... Dietro casa. Ma sei te, vaffancuore! O te la vuoi fare da solo, Cosmos, la tua buchetta? Ma se c'è la pala, perché no? Fammo una cosa mafiosa. Vai. Aspetta che costruisco prima... La croce. No, le due casse a Marco. Grazie, Cosmos. Che stai facendo, bonsai? Ne metto una sopra l'altra, va? Sì, grazie. Ma... Va bene pure così, sti cazzi. Aspetta... Intanto... Ma io non trovo la mia... cosa, però. È qua. Perché non c'è inserito niente. Credo mette la luce qua fuori. Dove sono io c'è la tua buca. E adesso dove sono adesso c'è la tua croce. Io mo come cazzo faccio qua? Scava fosse. No, ecco. Ah no, ok.
Perdonami, Cosmos. Perdonami, Cosmos. No, ma ho sbagliato io perché ho un missato di. Ho missato con l'ascia e quello un attimo, vai, sto pronto. Che brutta cosa ogni volta! Vorrei prenderti in testa però proprio. Un colpo solo si può? Grazie. Premi. Mi è preso la mano, non so come cazzo è fatto. Possibile. No! Oh! Scusa! No, vabbè, questo è un coglione, questo è un coglione, questo è un coglione! Sei un fermo, bastardo, fermo, sei. Fermo! Ho sbagliato! Ho sbagliato, volevo via Cosmos! E muori, porca puttana! Occhio, sono zombie, sono zombie, sono zombie. Sì, sono zombie. Allora, fermate che te visito. Sei un bastardo, però. Ho sbagliato, ti dico sbagliato. Dai, che ci mancano gli sporchi del sangue di Cosmos. Sbrigati, che c'ho un graffio, però mi fai zombificare pure a me adesso. Bendato, vai. Hai fatto la buca? Sì. Quanti colpi ho usato, porca puttana? Ma non c'è un fucile, tipo. Non ci sta, vabbè. Poi dimmi quando entri, come al solito, che ti trasporto. Ho seppellito Cosmos. 4, 4, 4, 4. L'hai fatto la croce, Cosmos? No. Ah, vabbè, tanto mi faccio sempre una. Okay. Vado, la fai quando ritorni. Allora, io mi devo lavare tutti i panni che sono sporchi. Ne vengo anch'io. Vieni, vieni. Guarda che c'ha tutto il pantalone bucato. Allora, mi sta. Ho di tutto qua, sono nervi tesi, bevuto, ferite minori, dolore, pensavo un antidolorifico. Stavo sempre in bagno, stando. Perché le droghe? Lei che mi ha fatto del male. Chi è che ha tolto la tenda dalla porta? Perché lì che l'ha alzata? Ma l'obeso. C'è entrato obeso, si leva, eh? Penso di sì. Penso di sì. Ho tolto il PvP, Tenga, venga qua. Beh, fammi bere. Che mi dai? Pia per terra, è stato un antidolorifici. Minchia, ho creato un mostro comunque, ma. Ok, ci sono. Ok. Giocatori, copper. Buonasera. Buonasera. Bella. Ti dico che c'ho. Niente, Carpenter 2, quindi. Ok. Perso due livelli. Tu sei preso l'antidolorifico così? How to use generators. Leggiamo. Eh sì, ragazzi, perché tra poco mi sa va via la corrente, eh? La cosa brutta è che. Dimmi? La dobbiamo tenere fuori perché sennò ci intossichiamo. Sì. C'è del sapone qua? Non lo so. Che botta che t'ho dato! Sì. Ma l'hai quasi ucciso, eh! C'ha la mazza chiudata a 2 centimetri, mi ha spaccato una gamba! Mi ha rotto le ossa, c'ho le ossa rotte, c'ho! Ma che c'hai? Le ossa rotte io, Marco, ma c'hai la steccatura, per favore! Allora, aspetta, la posso... Mi hai devastato, mai! Tailoring, metal, meccanico... Forse intanto lo usam... Farming pure... Electricity. Mi serve il bastone robusto, mi serve. E come si fa? Aspetta. Te lo creo io. Ma mi sono graffiato i piedi per qualche ragione. O ti sei graffiato i piedi? Sì, camminando. C'erano dei vetri per terra? Ah, a parte sono dei limiti. Ci sono... Lo stavo per fare io. Ci sono legni per terra, credo. Occhio dove camminiamo, Marco. Sì. Non so se sono quelli, ma... Oh, delle forbici, io sopra.
Comunque cioè, mi è rimasta la cravatta. Sono nudo ma con la cravatta. Ma io volevo fumarmi una sigaretta, devo andare ad accendere il gas. Mi sa che ha finito la lavatrice? Ok. Avevo impostato l'asciugatrice. Porco. Adesso sta lavando. Ti vuole un goccio di candeggina? E io giusto per la scienza. Da me, va più 99 tristezza e basta, in realtà non c'è scritto che uccide, però. Guarda come zoppio, guarda. Addio corrente. Oh no, ma adesso lo stavamo dicendo. Meno male che mi sono fumato la sigaretta prima che andassi via la corrente, perché non abbiamo accendini. Abbiamo Marco, io ho fame e non puoi cucinare. Io ho fame e non puoi cucinare. Ma mettiamo in funzione il generatore, va. Ma non lo metto fuori all'esterno. Ma non avete... Che? Non avete chiuso la... Che? La tomba. Come no? Io lo vedo ancora un buco. Non so, ha fatto Marco, io non c'entro niente. Ho fatto seppellisci, ho fatto. Ma quanta roba ci abbiamo nel frigo adesso? No, dobbiamo subito mettere il generatore. Siamo un po' nella merda, perché mo mi sa che non c'è manco acqua. Ma il generatore sta qua, non riesco a... O devi collegare con i cavi elettrici. No, dopo voglio prenderlo. Ah, prendi il generatore. Ma i cavi elettrici li abbiamo? Sì, mi pare di sì. Sì, in teoria. Oh no, uno zombie, io sono nudo. Aspetta. Arrivo! No, c'ho pure io le ferite al piede. Che cazzo stiamo camminando? Non lo so. Marco? Arrivo. Devi venire. Grazie. È pulito tutto già? Ma hai asciugato? C'è roba bagnata addosso, immagino tu. No, io ho preso al volo dei panni così. A posto. Porca puttana. Come si fanno i legnetti però? Io so fare i ceppi, ma non i legnetti. Che legnetti, scusami. Mi servono dei... bastone robusto. Se trovo... Vabbè, ma io non so quali sono i tuoi panni adesso, Marco mio. Portami degli assi di legno. No, c'ho... Beh, io metto delle cose, perché sennò va a finire male per me. C'ho due ceppi, c'ho purtroppo. No, ti servono degli assi. Okay. Assi di legno. Vabbè, che anche i legnetti li puoi trasformare in assi, mi sa. Se ne prendo uno, vediamo che succede. Ok, vieni da me che te lo faccio. Ma quanti assi ti servono? No, solo uno. Solo uno? Sì, infatti l'ho trovato, vieni da me. Arrivo. Ho un coccaldoccio. Tanto sto dietro casa. C'ho di nuovo dolore. Quanti antirubici posso prendere senza morire? Non lo so. Sì. Beh. Non male. Con un asse mi sono usciti tutti quelli. Vieni qua, ci c'ho la steccatura. No, aspetta, vieni tu, mi sto cercando di senza tutti i panni a mano perché posso usare l'asciugatrice adesso. Non mi ricordo qual è la roba tua, però io. Vabbè, dai, sti cazzi. Mo dobbiamo pensare un attimo alla corrente e all'acqua. Non so cazzi. Io se faccio visita. Però acqua se non piove. Però non me la fa mettere la steccatura, però.
Allora, forse non è. Oh, boh, mi servono dei vestiti. Aspetta, fammi mettere tutta sta roba qua. Allora, dobbiamo. Allora, questo era mio. Ma la roba non è lavata. Porca. Perché se è andata via la corrente? Sì, non tutto è lavato. Niente, ci serve pure tipo benzina. La benzina ce l'abbiamo parecchia. Fatto, io la roba mia ho preso. Ma tutta la roba insanguinata la mia, giustamente. È pure la mia, tranquillo. Non vi potete pulire perché non c'è acqua. Ma i calzini non te li sei messi, Marco? Lo so, mo mi invio un attimo. Ho strizzati. Ho fame. C'è sta un po' di roba in scatola, eh? Ottimo. Allora, i cavi devo cercare. I cavi dove saranno mai, però? Non lo so. No, vabbè, posso fare tipo il silenziatore con la bottiglia vuota. Amplificatore, cavo elettrico. Prendi uno. Sarà? Vedi, ti sto creando un sacco di spazio qua dietro. Allora, collega al generatore. Azione richiede la professione elettricista con conoscenza acquisita. Ah. Porco. E non ce l'ho? Sto a livello 1, quanto serve? Non lo dice. La leggi how to use generator. Ah, libreria. Sì, è vero. Ah. Aspetta, che forse ce l'ho addosso, ma non mi ricordo. Io non devo correre, però sono scemo. Come usare i generatori? Eccolo qua, leggi. Ok, lo rimetto dentro. WhatsApp, ando cazzo, l'avevo messo. No, no, qua. Ma chi è che toglie la tenda ogni volta, regà? Io no. Che tenda? Della porta. Ma io la vedo sempre aperta la porta. Chi è che collega generatore. Noi ci dobbiamo mettere la benza. Sì. Chi c'è una pistola nel cibo? Non ci devi pensare a queste cose, Cosmos. Non ti preoccupare. Allora, io ho un problema. Funziona a metà? Non trovo la zappa da giardino. Beh, non ce l'avevamo? Sì. Beh, ottimo, dove l'hai messa? Vatta a ricordare. Vatta a ricordare proprio, Cosmos mio. Ma dove vuoi che ti faccia spazio? Sempre e luce fu. Come ti pare? Dove ti pare? Facci da mangiare. Ma che cazzo te faccio io? Come che cazzo ci fai? Facci qualcosa. Ma i semi ce l'hai? Sì. Oh! Attenzione. Che hai fatto? Che? Io ho bisogno di cure mediche, mi dice ancora. Nessuno mi sta curando. Ma Marco il medico. Aspetta, medico, queste cose le fa insieme, vorrei. Beh,
Sa che è ora di mangiare. Real life. Vale. A me non mi fa mettere la carta. Ho preparato la carta, però non me la fa mettere. Non la fa mettere. Che carne? Ho preparato la delle polpette, ma non me la fa mettere. Ma se metto... Ma vaffanculo, aspetta, ma se metto così vaffanculo. E accendo, vaffanculo. Perché non me la fa accendere? Oh cazzo. Perché non c'è elettricità, ti serve un accendino. O forse non c'è manco il gas. Ma io ho acceso il generatore. Ci sono tre luci accese. Forse non c'è il gas al coso. Aspetta. Vabbè, ma aprite qualche cosa in scatola. Ah, aspetta, prepara il soffritto. Aspetta, survival. Aspetta. Ho trovato. Oh, fermi tutti. Io ho creato un fuoco da... Sì. Ci mettiamo burro. Io non capisco perché non funziona. Dove vuoi che metto il fuoco dietro casa? Il coso da campeggio? Sì, l'ho messo qua dietro. No, non funziona. Porca, mo che avevo preparato. Ma perché non funziona? Non capisco. Aspetta, vuoi vedere che servono i fiammiferi? Ce l'ho. Ah, ce l'hai. E se facciamo il fuoco da campo con due ceppi? L'ha fatto? Arrivo? Sto vedendo un attimo se posso usare scrap wood come materiale da bruciare. Metti nel microonde, Marco. Dici? Prova. Ma mi posso accendere le sigarette col forno a microonde? Come è possibile questa? Oddio, posso cucinare! Ma sì, posso aggiungere i scrap wood nel fuoco. Sì, guarda quanto cazzo ci mette! C'è la benda sporca. Arrivo. Prova il fuoco, Marco. Sì? Aspetta, adesso posso mo cucino qualche altra cosa pure. Sei infetto? No, Marco. Ottimo. Ma hai distrutto la vita, io te lo dico. Mi sa che l'hai zombificato. Può essere. Questo con una mazza chiodata piena di sangue di zombie ammazzati poco prima, mi ha dato una cracca sulla gamba. È un bastardo. Se l'hai ucciso, mi sa. Aspetta, allora, sul microonde si può cucinare, voglio vedere sul fuoco da campo? Ho carico abbastanza alto senza aver raccolto niente. Dove sta? Però devi accendere. Non ce l'ho. Aspetta. Ma dove sta la roba da mangiare? Aspetta, volevo vedere qua. Ma io sto morendo di fame. Ho meno di metà barra. Va bene, arrivo. Mi mangio qualcosa in scatola, guarda. Tanto dura 15 ore, anzi 21 ore. Non posso aprirlo perché non c'ho la piscatole? No, ci stava la piscatole. Non mi fa apri. Mi servono i... qualcosa per accendere, non ce l'ho però. Cazzo, non mi fa... Oh, ecco, adesso mi fa prendere. Regà, purtroppo se non piove non abbiamo acqua. E comunque un raccoglitore non basta. Ce ne servono almeno Madonna! Tre a testa. Metta al frigo. E vado alla ricerca di sta cazzo da... Ma
Ma la zappa ce l'hai? Sono sicuro di averla presa, però non mi ricordo dove sta. Ottimo. Vabbè. La rastrello. Ok, mi ritorno la salute. Ma quindi non sei infetto? Speriamo di no. Questa è una cosa che non è 100%, quindi bisogna aspettare e farmi soffrire fino alla fine in caso. Ottimo. Perché sento tipo ti. Dovrebbe essere il microonde, ma sarà spento, Arturia. Sì, sì. Ma voi vedete che sta dentro qualche macchina? Può essere. Io intanto ti sto mettendo tutto il materiale nel fuoco da coso. Lavoro un po' sulla macchina, va. Oh, ma ce l'avevo, porca puttana. Dove cazzo l'ho messa? Oh. Ah! Mannaggia Cristo. Minchia, c'ho 20 kg di legno. Cioè, scarti di legno. Due lamiere e 10 viti. Ok. No, comunque se accendi il fuoco durerà per 26 ore. No, ah, ma se può accendere il fuoco? Lo devo accendere perché non c'ho. Mo provo a fare qualche altra cosa. Allora. Maschera da soldatore indosso. Questa prendi. La mia era. Non abbiamo lamiere grandi, solo piccole. Aia, vabbè. Sì, comunque ci servono anche i semi d'albero. Senti, allora facciamo che mo un attimo incomincio. 60 ore di autonomia. Poi dopo, quando comincio a cucinare, lo accendiamo. Allora, io costruirei qua, che dici? Sì, sì, infatti ti sto libera qui perché se tolgo tipo sta staccionata mo, c'è tipo tutto sto spazio tra le tre case. Ah, hai trovato la zappa? Sì. Lo stava. Lasciami stare. Allora. Ma le viti ce l'abbiamo? A voi, a te. Where? Dentro le casse quelle al salone, diciamo. Viti, non chiodi. Viti. Ok. Comunque devo tornare al livello 4 per costruire i lampioni. No. Questo è il mio personale record, eh? Mm? Sono il mio personale record. Ossia? 29 giorni. Mi no, fai un mese e 13 giorni, 13 ore. Dopo mi fai un check-up medico? Sì. Oh, riparo il mio primo cofano. Non l'ha fatto. Allora, vediamo. Check-up medico.
c'è il piede bendato, beh. Vediamo se rimuovono la benda, che succede. Disinfettiamo e bendiamo. Thank you. Ma ragazzi, sto provando a seminare un po' di carote. Abbiamo finito le lamiere. Cabbage, come si chiama in italiano il cabbage? Il? Cabbage. Non ho mai sentito, come si chiama? Verza? Ah, non lo so, verza così. La verza è la cosa migliore da piantare perché ci mette poco a crescere. Ma non ce l'avevo, purtroppo. Va bene. Mi spiace, Cosmo. Abbiamo solo 4 lamiere piccole, diciamo, e basta. Ammazza. Eh sì, ci servono pure un sacco di sacchi di spazzatura. Non mi ricordo da cazzo. Ah, ecco. Sì, ma il problema è che se non piove siamo fottuti. Eh sì. Ma che ci sta qualche libro di camp di coso? Carpenteria intermedio? Può essere, non lo so. Che livello? Penso 2, 3. Tanto mangio qualcosa. Raga, io sto smontando la macchina, lascio tutti i pezzi per terra, Sì, sì, poi sistemeremo. No, Cosmos. Vabbè, rip. Oh, mi sa che mi tocca andare a scuola. Manco mi ricordo dov'è. Ah, dovrebbe essere subito sulla destra. E Cristo. Beh, comunque vado a vai. Ma Dio, niente, ho fatto l'incidente. E se famo l'incidente. Mannaggia la... Niente. E l'acqua come fai poi a recuperarla l'acqua? Che vuol dire? Cosa? Niente, è morto il motore, Bonzi. No, come è morto il motore? Ha fatto l'incidente, sta a zero. Non ti posso aiutare, sto cercando di aumentare in... No, fa niente, tanto non sono lontano. Visto che mo l'acqua è finita, come fai a reperire l'acqua? Pioggia. Dalle altre pioggia, o per adesso se non c'è pioggia, dalle altre case, rimasuglio che ci stanno i lavandini, okay, i gabinetti. Okay. Purtroppo anche i gabinetti. Ok. Perché purtroppo fa bene l'acqua al gabinetto? Olè, agilità! Agilità! Allora... mo so cazzi perché mo è buio dappertutto.
Eh sì, porco. Eh sì. Mannaggia. Non tocca prendere le torce, raga. Ce l'ho, ce l'ho. E io pure ce l'avevo, ma me l'ha tolta perché ho messo la mod, quindi non so. Ah, ma qua sono stati smontati pure i lavandini. Azzo. Eh sì, ho avuto un rush. Ma tu sei un bastardo. E mo? Pezzo di merda. Ti ho detto che mo so cazzi. Ma non pensavo che mi smontasse pure i lavandini, sto stronzo. Vabbè, piano con le parole, perché tu, se lo sono vero, mi hai ammollato una cararacca sulla gamba. Ti ma ho fatto bene, ho fatto bene. Guarda che questo è un maledetto, eh. Non ti fida mai, Osmos. Mai. Carpentry 3, me lo pio. Booking 2 c'era, mi sa. Chiedi a Marco. Che? Cucinare 2. Sì. Ok. Scarico. Letto. Ma io perché non mi sto leggendo un bel libro di meccanica prima di fare queste stronzate? Porca puttana, mi dimentico le cose io. Carpentry 4. Carpentry 1 l'ho già letto. Allora, io sto a livello. Allora, fammi svuotare la macchina. Quindi che mi serve? Meccanica volume 1? Non credo proprio. No, livello 1-2. Ah, questo significa che non ne abbiamo. E dimmi se in macchina trovi qualche libro di meccanica. Non è la merda, due, ci sono almeno zombie, ma è buio e non vedo un cazzo. Allora, qua macchina dove siamo partiti per... No. No, comunque no, non... Vabbè, là, niente, continua a smontare. Posso bere da qui? Allora, adesso si smonta il silenziatore, ragazzi. Cos'era? Digerì non so cosa, perché non mangiato. Perfetto. L'aria. Il botto rimane pesante. No, mannaggia Cristo. Fallimento. A dire buono. Ti riprovo. E se c'ho la ventola, questi pezzi dovrebbero servire a noi. Ok, ho riempito 4 bottiglie d'acqua. Io mi pare ce n'ho 3. Ma io sto smontando sta macchina, no? Ma poi come... Vabbè. C'è vento, eh. Ci rimane il morto di macchina qua dentro a noi. Il batoio di gas deve essere vuoto. Non lo svuoto. Qual è un problema? Ok, vediamo se ora posso cucinare qualcosa di decente. Manco perché io non capisco sto gioco. Prima mi diceva che poi cucinato il mondo. Ma io mi devo cercare un'altra auto. Eccola un'altra. Lo rischiate troppo. Un po' su, prima o poi capirò. Ok, vabbè, ma sono solo 5. Qua stanno tutto stantio, però non riesco a cucinare. Ok, 5 zombie uccisi. Perché c'è problemi a cucinare? Io non ho capito qual è il problema, sai? Sono sincero. Non mi dà le ricette. Cioè, se io mi pio alla roba, ecco, pio a bistecca. C'ho la cassa di bistecchiera. Non mi fa cucinare. Ma non è possibile, ma quello lo facevo anche senza livello. Ma hai provato a premere B e andare su cooking? Premere B? Sì. Eh sì, non mi dà niente. Niente. Su cooking? Sì. Niente.
Ma posso un attimo, dove sei? Sto in cucina. Mi dai la bistecchiera con la... Insomma, è tutto per terra. Patella e roboio. Ah, aspetta, forse ho capito. E altri 5 zombie uccisi. Ce l'avevo nello zaino. Ottimo. Ma comunque devi scongelare le cose. Se sono congelate devi scongelare, lo sai? Mi sa di no. Devi scongelare la carne, Marco, se no non te la fa cucinare. Sì, sì, no, come posso dire? Lo immaginavo, però non... Ok, ho trovato altri sacchi della spazzatura. Quindi la piazzi nel microonde, la scaldi un attimo, quando si scongela è pronta da... Allora, smontiamo anche questo. E poi il morso della macchina, se vediamo là, è bella pace. La devo spostare prima, ma non ci ho pensato. Adesso non mi va certo di rimontare tutto. Anche se montare e smontare non sarebbe un'idea mala, per i miei livelli. Mica riesco a smontarlo questo. Troppa nebbia, vaffanculo. Cucino microonde. Ma non capisco perché non va quello. Evidentemente non va elettricità, andrà gas. Sì, ma scusami, ho messo il CD della musica, ma non suono. Cazzo di nebbia è? Mi sembra sta Silent Hill. Che succede? Aiuto. Mezza città, ho trovato mezza città. Stato a corto, caro. Ok, due fatti fuori, altre 20 da... Ok, un altro fuori. Fa un casino, troppo veloce. Ok, altri due fuori. Ok, altri due. Ok, finiti. Allora, sto vedendo una casa con delle sparre. Vabbè, se la porta è chiusa io la smonto, easy, no? Vai. Ok, smontata. Qua c'è luce però in questa casa. Hanno un generatore attivo? Per forza. Per forza sì, dovrebbe essere un generale di tutta la mappa. Lo staccaggio. Ok, un altro zombie ucciso. Meccanica 3, ti serve? Sì, potrebbe servirmi. Ok. Ma senza coccia. La colla ci serve. Ho trovato del fertilizer, un cime. Buono. Si mangia?
No, serve per fertilizzare. No, no, cioè, si mangia in generale. Cosa da mangiare? Non ti sto a capire, frate. No, io parlo con Marco. Scusami. Che mi hai detto, sì? Ah, lo ripeto, ci sta qualcosa da mangiare? No, aspetta, sto cotto. Okay. No, non c'è corrente. Ok. Però non capisco di dove era quella luce. Oh, la luce è la finestra. Alla fine sono le 10.50. Oh, sì. Che si è illuminato mo. Mangiamoci dei cetrioli, va? Sto aspettando che si scongela il pollo. La mia vita non sta salendo più comunque. Niente, ora facciamo un controllino. Sì, ma ancora sta nebbia. Oh. Io non ci credo. Ho saltato una staccionata e mi sono rotto il polso. Avevo la seccatura pronta a casa. No, aspetta, mi sono graffiato, scusa. Ah, ok. Fanculo, va. E non volevo sprecare corrente così. Buone notizie, regà, ho ucciso il prete. Il prete zombie. Ottimo. Ottimo. Allora. Ok. Ah, però abbiamo detto questo non funziona, giustamente. Che cosa? Sto cazzo di scarcabufolo. Ho capito perché. Ha detto. Ci sono dei fiammiferi? Okay. Ho smontato quello che potevo smontare. Sì, ce l'ho io. Andiamo a accendere il fuoco da campo. Proviamo il fuoco da campo. Che nebbia! Fra. E io sto in esplorazione. Ma io. Accenda. Finito, qualsiasi cosa stai facendo al microondo è finito. E niente, meno il morso. Come. E non lo so come sta facendo. Ah, ti hanno morso? Sì, stavo seduto. Che... No. Non puoi accenderlo, sì? E io con clic destro non mi dà accendi. Vai col microonde, vai. Ma come si accende il fuoco, Cosmos? Non lo so. Perché cosa con l'accendino allora? Anche con i fiammiferi, no, scusa. No, non lo so, ho detto mesa. Io ho detto mesa. Però prima che mi va male sto pollo. Comunque, ho un altro. Ho un'idea. Mo mi faccio il veterano, vaffanculo. Ho veramente un'idea. Che idea? Vieni qua, Marco. Vieni con quello che ti cucina. Ah, il coso al propano. Esatto. Vabbè, ma che consuma ma bombola? Ma sta buono. Sì, ce ne stanno altre, tra l'altro. E poi dura un botto. Ma come fai a cucinarla, scusami? È un forno, lo metti dentro e accendi. Barbecue. Il barbecue. Sì. Questo? Sì. Vado a vedere che mi hai lasciato dentro. E niente, perché devo cucinare. No, vado per mangiare qualcosa al volo, però, perché mi sta a sentire male, me sa. Nebbia di merda, tipo. Sta cucinando. Bello che posso accendere le sigarette con il microonde, incredibile. Ah, ecco perché mentre. Ma si è abbassata la sedia. Aspetta, che sta. Cioè, sta mettendo troppo tempo. Qualsiasi cosa sta facendo. Ma chi? Spingi. Non ho capito che ci sta mettendo così. Vabbè.
Niente. Meno 72 fame. Vengalo, dammelo. Aspetta, ancora cotto, crudo. Allora, se permetti mangio prima io, che ho cucinato. Ecco, è arrivato. Vai, ammazzalo. Aspetta che poso le robe e... Vedi che è dentro casa per quando è fatto. Ma non corre più. Mai più, eh. Il tratto obeso mai più, eh. Boom! Solo un quarto, guarda quanto cazzo metto dentro il barbecue. Vai. Ma che stai lì? Solo un quarto? Solo un quarto, ma di quel cibo che ho fatto, ma m'ha fatto un botto. Allora, ma se io uso il fertilizzante? Prendi uno. Perfetto. Finalmente sono buono da stomaco. Fertilizza. Allora, vado a prendere la pala. Riempiamo di tombe qua fuori. Sì. Oh, okay. Mi sta salendo la vita, era solo fame. Gesù. Aiutami. Raga, abbiamo lasciato il garage aperto, male male. Io sento dalla porta. Allora, la pala l'ho vista qua. Che tra l'altro è rotta la pala. Però mi sa che si può fare lo stesso. Credo che si possa usare lo stesso per fare... Pala da neve. Ma chi ce l'ha la pala, raga? Ma sa sta qua. Fuori? Sì. Mario. Ma sa, Sto congelando, raga. Sì, sta qua. Riusciti? Che si è aperta da sola la porta? Costruisci di una bella crocetta, Cosmos. Ah no, sei tutto nudo senza niente. Allora niente. Ah, ma poi la fossa non è chiusa nemmeno, ti butto una stessa fossa, guarda. Vai. Non ti preoccupare. No, devo attivare il... Arrivo! Guarda Marco, tutti vuole ammazzare. Non venire qua, maledetto. Non mi trasformo, occhio. Fatto a posto, allora. Allora, io cadavere. Scusa, io faccio... vai, afferra cadavere, vai. E poi devi fare copri buca. Ah, io invece ho messo aggiungi cadavere. È anche quello. Allora, veterano. E montiamo le... Dove sei? Chi? Tu! Qua? La pala, dove sta? Oh, sta qua, t'ho detto! Mi stai tranquillo. Ma te l'ho detto! Non mi ascolti. Allora, come si faceva la croce, Cosmos? Su altro tipo. Altro. Ha germogliato? Manco per cazzo. Misk? No. Sì. Ma Misk non mi dà niente. Vabbè, muori. Ok, ci sono. Ma vediamo che libri ci stanno qua prima. Dimmi quando ti devo cosa, allora. Ok, okay. Ben annaffiato. Fishing 1, ok. Vai. Vedo dei germogli qua, ragazzi. Ottimo. Arrivi un altro fertilizzante. Info, germoglio carote. Allora, dice. Fase di crescita attuale sconosciuto. Prossima fase di crescita sconosciuto. Ultimo annaffio un'ora. Fertilizzato una volta. Salute in salute. Malattia no. Livello acqua ben innaffiato.
Dove erano i colpi per l'arma? Non c'ho idea. Fammi togliere il PvP che mi dimentico sempre. Se no facciamo tutti una brutta fina. E il libro ce l'hai qua per terra, il libro che hai portato, eh? Sì. Meccanica volume. Se no sta ne... I'll keep track of it. Che vuol dire che non posso ancora? Mi sa di sì. Ah, livello 5-6. Io sono 3. Quindi mi serve il 2. Peccato. Sì, però deve piovere. A che mese stiamo? Ottobre. Novembre. No, settembre. 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 30 settembre. Oh. Inizia a piovere qua. Se no è un problema. Se no finiamo là qua, ecco. Il generatore quanto sta consumando? Benzina 73% da quando l'abbiamo acceso. Quando secondo me tocca... prima quando abbiamo acceso. No, tocca spegnerlo però. La posso provare a fare la cosa prima? Prego. Poi ho costruito la croce. Perché non mi fa prendere il generatore, porca puttana? Ah, devo disconnetterlo. Mo' ha voglia te a rifare il livello in carpe in costruzioni, va? Donna, riempi l'acqua. Buona fortuna. Grazie. Ho sete. Riempito, ok. No, il forno adesso funziona. Era la distanza del generatore che non andava bene. Quindi okay, toccherebbe... Cioè abbiamo una casa troppo grande, ci servono due generatori per far funzionare tutto. Chi è? Chi è? Vaffanculo, sono messo pure. Ma sei scemo, scusami. Oh, parla bene, bastardo. Perché adesso prende il frigo semplice... E le 10 luci. E il. Il ma non abbiamo due generatori? Però. Vabbè, a che ci serve alla fine? Va bene qui. Non ci serve mangiare. Cucinare. Per lavarsi i vestiti, poi vediamo più avanti come fa. Ma non abbiamo l'acqua, quindi. Spengo. Beh, ma se c'è roba in freezer. Pure quello infatti Marco, no. Cadello acceso e ti mette benzina, cerca benzina, ragazzi. No, ci mamma la roba. Vabbè, facciamo altre tutaniche dentro la macchina pure, eh? Non posso. Ci stanno tante pure dentro il garage. Ok. Qua ci sono quattro torce. Non si può manco più entrare nella macchina, ho tolto i sedili. Mi sa che la prossima volta conviene mettere la mod dei pannelli solari. Forse. Allora, io ho fatto. Hai fatto? Ho piantato pure le patate. Ok, adesso il forno ti funziona anche. Ok.
Io piano piano sto livellando carpenteria. Che serve pure che cucino un altro po'? Adesso per me no. Allora, i verbi ma... li sto mettendo da una parte, perché se non volevo andare per pesca. Possiamo ma comunque... pure pescare. Comunque abbiamo il fiume. In città abbiamo il fiume. Il problema è che non... la scelta della base qui non è chissà che. Questo è perché abbiamo trovato qua quando fu. Ah, è vero che c'è tutta la mappa scarabocchiata, vedi? Porco Dio. Principalmente o stiamo vicino a un fiume o a una cosa dove c'è la fontana oppure tipo in un benzinaio. Guarda, qua ci sta il mare, qua vicino. Oltre i negozi ci sta. Ma non è vicino a casa, però. Vabbè, non è proprio vicino a casa, però. Insomma, anche... Io intendo a 10 metri, non a 10 chilometri. Guarda, questo è il casino che sa fa. Ma che cazzo sa fa con sta macchina? L'ho detto prima, l'ho detto, Ma hai rotto il cazzo! L'ho detto prima, ma aspetta, ho finito mezz'ora fa, poi l'ho detto prima. Basta, mi domato. Oddio. Comunque se non piove siamo fottuti. Ma non capito perché non piove. Cioè non sta proprio a piove. Non è che pioveva così tanto prima, eh. Oh, arriva l'inverno. Poi metto anche la mod che la neve è acqua, così quando nevica ci trasforma la neve in acqua. Togliendola. Togliendola. Se nevica, perché non sta fa un cazzo. Vabbè. Se non piove non nevica. Vabbè, mo non morire, però sì, nel senso. Perché? Ma volevo. Ma quanto devo essere pesante nella mia vita? A parte c'è una teglia da forno in tasca, sta cosa non va bene. Se fai squat. Pure io dovrei. Vai. Allenamento. Ma mi vieni a fan check, va. Marco, por favor. Ma chi te se incula? Per favore. Allora. Poi direi che possiamo anche staccare, visto che è un po' tardino. Sì, anche. So che voi non lavorate domani, io purtroppo sei, sì. Sei curato, vai. Ok, perfetto. Niente, mo sono morto pure io due volte. Come sta a fa concorrenza, Cosmos? Sì. Io ho scampato anche questa volta la zombificazione, invece. No, ma la seconda volta sono morto proprio da fesso, perché stavo seduto in mezzo al nulla, con la nebbia. Un mese e un giorno, e 16 ore. 187 zombie uccisi, arma preferita, pala da neve. Ma guarda, possiamo sempre rimediare? Guarda, grazie. Ricette. Ah, qualche amatoriali. Ma noi non abbiamo la VHS 80 anni della nonna, VHS amatoriale. Va bene. Non abbiamo nessun VHS amatoriale noi. Esistono i VHS amatoriali. Alla kills, non mi fa selezionare Cosmos come player, perché? E io sul server c'ho 114. Proprio mi dice 25 qua. Non funziona questo kill, mi sa che è perché da quando ho messo la mod. Server zombie uccisi 138, mi dice. A dove? Su kills. Quando yes. Come fate a vedere? Perché io posso mettere bonsai o... Se vai su salute c'è sta... Ah, sì,
ma 25 più 14 non fa di certo 275, quello non capisco. Quello mi sa della partita in corrente, nel senso finché non sei morto. Ah, includi dead. La Copper 1 aveva fatto 55 uccisioni, Copper 2 ne ha fatte 20. Adriano, però te, vabbè, io perché insomma è morto, te non te le vedo le tue morti. Forse perché conta da quando ho messo la mod. Può essere. Il count, probabilmente sì. Va bene, ok, ci siamo. Sta un po' di roba stantia. Vabbè, tocca a mangiarsela. Sì. Prima che va male. Ma ricordati la prossima volta che era la neve, acqua e sì, così, pannelli solari. I pannelli solari li devo trovare. Neve e acqua già ce l'ho installata. Devo solo metterla nella. E ci facilita un sacco i pannelli solari. Anche se magari non li riusciamo a costruire subito, però. Ma se diamo una capocciata, Marco mio. Oh, ma la vuoi fare il livello, mortacci tua? Ci dobbiamo fare manubri bilanciere. Incisamente. Però non so come si fanno. Se si possono fare. Si ruba da una palestra. Ma qua l'acqua l'abbiamo finita tutta dentro casa, eh? Sì. Facciamo un po' di addominali. 10 minuti. Ragazzi, io mi sto addormentando. Sì. No, si è fatto un stacchiamo. La prossima volta, ragazzi, spedizione verso l'acqua. Visto che non piove, ci carichiamo tutte le bottiglie, le cose, ce le portiamo a casa e le facciamo bollire. Dovremmo trovare pure una cisterna. Quante cose posso. Vabbè, ragazzi, dai. Finiamo. È stato qui. Bello finché è stato col server, signori, eh? Sta col server. Tanto mi sono sconnesso. Signori, noi ci vediamo lunedì sera? Sì, con non so cosa. Party Animals lo devo comprare io. Ah, quello di comprare? Ok. Sì. Ma hai visto se funziona con Ricky? No, proviamo domani, ho detto sabato provavamo. Non lo compro ancora allora. Sì. Però set di fa l'ultimate del pass, eh? Perché? Perché Party Animals sta con il pass ultimate che è in cloud. No, io non gioco in cloud, Marco. Lo compro su Steam, scusami. Ah, che cazzo hai detto? Tu hai detto allora aspetta a comprarmelo, hai detto. Aspetta a comprarmelo. Però me lo prendo su Steam. Ah, ok. Sto aspettando per vedere se funziona. Ma tanto sei in caso se lo devi comprare. Ma tu scusa, te lo sei comprato invece? Su Steam? Su Steam? Sì. Ok. No, perché in cloud, ragazzi, ma dove vado? Sinceramente. No, fa un culo il cloud. L'ho comprato su Steam, ma installato, già fatto. Sai che input lag della Madonna? No. No, già ho detto, ripeto, io già me lo so installato. Già laghi. Già laggo di nuovo, ma anche con una buona connessione, ancora non siamo ai livelli per poter giocare. Dovresti avere il server sotto casa. Sì, se no c'è l'input lag. Va bene, signori, comunque ci vediamo lunedì, mi raccomando, esatto. Non cagate fuori dal vasetto, buonanotte, ringrazio Copper per essere passato e essere morto due volte, mi spiace volte. Cosmos, mi spiace. No, il campo dietro casa è grande. Ma voglia a tombe, famo un cimitero qua. Prima o poi sì. Signori, buonanotte. Buonanotte. Ciao belli pischelli.